Ciao a tutti ragazzi, bentornati o benvenuti se è la prima volta che sei su questo canale, parliamo di profumi. Video particolare per gli amanti della nicchia, ma che dico nicchia? Nicchissima! Eh sì, perché oggi parlo di un profumo del quale non ho mai parlato. Tra l'altro è una prima impressione anche per me, ce l'ho soltanto da 2 giorni. In più, nello stesso video, faremo un blind sniff di altre 2 fragranze legate sempre a questa. Alcuni smanettoni della nicchia sapranno già di cosa sto parlando. Soleil de Jeddah di Stéphane Amber-Lucas. Andiamo. Error. Evolution. Was. Questo profumo è uno dei più apprezzati della linea 777 di Stéphane Amber-Lucas, specialmente dalle donne, e vi dirò perché a breve. Ma uomini che state guardando questo video, tranquilli, perché non conosco le altre due declinazioni. Potrebbero essere anche benissimamente unisex e quindi da Godor, chi lo sa. Ma intanto vi invito ad iscrivervi al canale e di cliccare sulla campanellina per rimanere sempre aggiornati sui nuovi video. Date anche uno sguardo al link Amazon qui sotto, dove metto aggiornatamente le cose interessanti su Amazon. Soleil de Jeddah, un profumo del 2013. Quindi è passato qualche anno, ma nemmeno troppi in realtà. Un profumo apprezzatissimo dalle persone, dagli amanti della profumeria artistica, specialmente della linea 777 Stéphane Amber-Lucas. E perché è così apprezzato? Non lo so, lo scopriamo insieme. Allora, intanto lo scarto, ma vi dico che io già l'ho scartato. Quindi so di cosa stiamo parlando, tra l'altro ce l'ho qui sulla mano destra. Voi mi direte, questa è una recensione di questo profumo? Ni. E perché vi dico ni? Perché questo è ancora uno dei profumi più apprezzati della linea di Stéphane Amber-Lucas 777. Questa linea si ispira al Medio Oriente, al lusso, allo sfarzo, alle cose scintillanti, all'oro. E quindi questo è un profumo, appunto, tra la collezione 777 dei più apprezzati in assoluto della linea. Ovviamente perché è il più comprato. Stéphane Amber-Lucas ha voluto quindi omaggiare questa fragranza e gli amanti di questa fragranza creando altre 2 fragranze con declinazioni completamente differenti, ma con un ingrediente che fa praticamente da collante in tutte e 3 le versioni. Ora vi dico perché vi sto parlando però di questo profumo, perché in realtà, spoiler, questo non è tra i miei profumi preferiti di Stéphane Amber-Lucas, principalmente perché lo trovo molto, molto femminile, e poi perché ha il burro d'iris, che è praticamente quasi esclusivo. Cioè, stiamo parlando solo, quasi soltanto, di burro d'iris puro, forte, cipriato e con quella vena vintage solita del burro d'iris, specialmente di quello buono. Sappiate che l'iris, il rizoma d'iris, il burro d'iris, quindi, che se ne ricava, viene utilizzato dal XVIII secolo. Stiamo parlando quindi di una radice, di un tubero, a tutti gli effetti. Quindi non del fiore, ma della struttura sottostante, del tubero vero e proprio. Ed è un componente fortissimo, difficilmente ammaestrabile. Infatti qui dentro, anche se troviamo altre note di testa, di cuore, di fondo, adesso ve le dico, quello che si sente dall'inizio è l'iris. Tra l'altro iris italiano, fiorentino, uno dei migliori iris in circolazione al mondo. Soleil de Jeddah originale si apre con note di testa, questo perlomeno è quello che c'è in piramide, poi lo sapete che io alle piramide ci credo pochissimo, ve lo dico soltanto così, perché devo, in maniera tecnica, ma poi vi dico cosa ci si sente veramente dentro. Limone, camomilla romana e osmanto in testa. Le note di cuore troviamo le radici di iris, ambra e note terrose. Per quanto riguarda invece poi il fondo, burro d'iris, cuoio di Russia, vaniglia del Madagascar. Quindi già capiamo che questa non è una fragranza con componenti tipicamente medio orientali, ok? Perché già soltanto il fatto che l'iris contenuto qui dentro
è italiano? Ci fa capire che è un profumo che vuole ricordare tramite la creazione artistica, la complessa struttura della fragranza, qualcosa che rimanda poi a quei sentori medio orientali. Ma qui dentro c'è praticamente tutti i componenti che vengono da tutte le parti del mondo, tranne che dal Medio Oriente praticamente. Infatti, quello che ci sento io è iris, follemente, pazzamente, iris bucolico. Cosa intendo con iris bucolico? La parte acida, forte, cosmetica, cipriata, anche se vogliamo vintage, e che ci fa venire in mente un pochino quei bagno doccia anni 40 o saponette proprio anni 60 o quelle borse da signora. Ecco, ci siamo ben capiti. Avete capito che tipo di fragranza è questa? Apprezzata quindi dalle donne amanti della nicchia e di un certo stile, di una certa età anche, perché non è un profumo da ragazzina, ve lo dico. Quindi, se vi devo consigliare Soleil de Jeddah, lo farei soltanto per andatelo a sentire, perché qui dentro c'è l'iris più terroso, burroso, realistico, polveroso e vintage che c'è in circolazione. Ma insieme a voi voglio sentire le altre due declinazioni, e sapete perché sono così curioso di sentirle? Perché sono completamente differenti e l'unico componente che hanno in comune è appunto l'iris, perché tutto il resto della composizione cambia totalmente. Tra l'altro, una delle due fragranze che Stefano Berluga ha creato è Gourmand, quindi non perdiamo altro tempo. Questa andatela a sentire, specialmente se siete donne, specialmente se siete tutte d'un pezzo e anche sopra i 45, ma concentriamoci sulle altre due. Ta-tan! Eccole qua. Qui abbiamo Soleil de Jeddah Mango Kiss, ed è la versione Gourmand. Invece da quest'altra parte abbiamo la Afterglow, che questa invece è la versione con incenso. Qui abbiamo mango, note fruttate, qui abbiamo incenso, mirra. Li scopriamo blind sniff, perché sono incelofanati, quindi li scarto. La prima che voglio andare a provare è la versione Mango Kiss, che è quella che sinceramente, oddio no, in realtà anche quella con l'incenso, mi attira moltissimo, ma voglio proprio capire, constatare, sentire cosa dice il mango, o comunque le note, adesso ve le dico le note, con l'iris, che secondo me è una figata. Non ho ancora sentito profumi con mango e iris. Prendo la Moyette. Moyette recuperata, e prima di sentire la fragranza voglio leggervi due robe. Piramide olfattiva ufficiale. In testa, mango, camomilla romana, fiori d'arancio. Quindi ritroviamo soltanto la camomilla romana, perché altrimenti lì c'era il limone, cambiava tutto. Poi, nel cuore, ylang ylang, quindi anche l'ylang ylang qui è al posto dell'iris, ambra e cocco. E poi sul fondo abbiamo sempre il burro d'iris, benzoino del Siam, vaniglia del Madagascar. Quindi sono super curioso di sentirlo. Vediamo. Vado, spruzzo sulla Moyette. Non c'è paragone. Non c'è paragone. Sono sincero, questa ventata fruttata che sento all'interno del profumo mi dà subito un vibe più contemporaneo, quindi ha subito già svecchiato completamente la fragranza, che non è più rilegata, già dal primo snasamento, non è più rilegata soltanto a un pubblico di donne un po' più mature, ma è perfettamente indossabile anche da una ragazza più giovane. Ma sarà diventato unisex? Perché no? Allora, me lo spruzzo sulla mano. Queste sono primissime impressioni del profumo. Chiaramente le sfaccettature, stiamo parlando di estratti, ragazzi. Questi sono estratti da 50 ml. Significa che il profumo ha bisogno di evolvere. Allora, quello che ci sento subito, la nota di mango viene subito al naso, proprio immediata. Si sente anche una certa rotondità che probabilmente potrebbe essere il cocco, che però si percepisce in realtà.
Quindi non è che probabilmente potrebbe essere il cocco, è il cocco, perché si sente. L'iris c'è, ma riesce a donare, perlomeno adesso, primissime impressioni, riesce a donare un aspetto elegante a questo mango. Quindi non è un mango molto gourmand, da come me lo aspettavo, con la vaniglia e il Madagascar, che in realtà non è così tanto dolce, ma l'iris c'è, è presente e gli dà una connotazione più elegante, portabile anche in contesti dove un gourmand classico a volte magari cozza un po'. Lui ci starebbe. L'ha reso unisex? È sicuramente più unisex. Sapete che per me dire è da uomo o da donna è quasi... cioè è veramente una tortura, è difficilissimo. Ma mentre Soleil de Jeddah secondo me è proprio progettato per una donna e anche un certo tipo specifico di donna, questo è già più indossabile anche da un uomo, però secondo me rimane sempre più relegato al pubblico femminile, quindi probabilmente sarà un profumo che inserirò in alcune classifiche, sia qui su YouTube che su TikTok, come un bel, bellissimo profumo da donna. Ok, lo studierò meglio, per adesso mi piace molto, il mango insieme all'iris danno, e il cocco, più questo fondo vanigliato, lo rendono un gourmand però indossabile anche in contesti più seri. Bello, un fruttato elegante. Mi verrebbe da dire questo per adesso. Andiamo avanti. Siamo arrivati adesso invece alla versione che, non so, è quella che mi piace di più o è quella che mi delude di più, perché questa me l'aspetto unisex. L'incenso per me è unisex. L'iris, se lavorato in un certo modo, può essere unisex. La mirra e tutto quello che dovrebbe essere qua dentro mi dà tutta l'aria di essere super unisex. Quindi me lo aspetto unisex perché lo voglio indossare. E non voglio soltanto consigliarlo alle donne e quindi farli indossare a Silvia, provarli su di me, dire se sono sexy o no. No, non provarlo su di me, cioè sentirlo su di lei. Invece lo voglio provare su di me. Vediamo se questo posso provarlo su di me. Eccolo qua, scartiamolo. Allora, secondo Stefano Berluca, questa è la versione sensuale di Soleil di Jeddah. Tra l'altro la boccetta è la più bella perché è bronzo. Mi piace tantissimo. Con il brillantino al centro arancione. Veramente, la boccetta è bellissima. Comunque, a parte questo, dovrebbe essere la versione più seducente, ammaliante. Quelle che ci piacciono tanto a noi. Si è ispirato al tramonto. Al tramonto però sul mare. Quindi quando è tutto arancione, i bagliori, i raggi passano attraverso le fronde e c'è l'acqua, c'è il mare che fa rumore. Quindi però sempre, sempre, ovviamente stiamo parlando della 777, quindi stiamo parlando sempre di Oriente. E quindi le note orientali dentro ci devono essere. Prendo una mogliette. Eccola qua, voglio dirvi la piramide olfattiva, come al solito quella che ci viene presentata come ufficiale. Allora, bergamotto, camomilla romana, incenso. Ok, la camomilla romana, a quanto ho potuto vedere, praticamente c'è in tutte e tre le versioni. Cambiano gli altri due. Poi, per quanto riguarda il cuore, mirra, orchidea e ambra. Questa volta anche qui non c'è l'iris. Per quanto riguarda invece la base, burro d'iris, lo troviamo anche qua, styrax. Quanto mi piace lo styrax! Benzoino di Sumatra, vetiver, vaniglia del Madagascar. Questa secondo me è la versione unisex che anch'io potrò indossare con gusto, perché il bergamotto, che è l'incenso, ci stiamo. Mirra, orchidea e ambra, va bene. Burro d'iris, styrax, benzoino di Sumatra, vetiver, vaniglia di Madagascar. Questo è lui. Allora, i tramonti, perché? Sono super eccitato per questa fragranza, perché per quanto mi riguarda, il momento più gioioso di una mia giornata tipo è il tramonto. Quando vedo il tramonto, le luci arancioni del tramonto mi riempiono completamente l'anima e quindi spero che questo profumo mi dia quel tipo di sensazione, quel tipo di vibe. Vediamo. Elegantissimo, anche lui. È, sì, se vogliamo, seducente, ma in maniera
deliziosamente elegante. Non è una seduzione spicciola, frivola, una seduzione fine, elegante, stuzzicante, non maliziosa. Quello che ho sentito inizialmente è stato il bergamotto, ma subito arriva una nota che ricorda un po' il cuoio, ma probabilmente è lo styrax, che ha questo odore un po' terroso, incensato, resinoso e anche a tratti può ricordare un po' il cuoio. Una mirra che potrebbe essere una mirra resinoide, perché qui dentro non c'è dolcezza, ma la resina, la mirra resinoide ha un non so che di dolce all'olfatto e sembra di sentirla. L'incenso qui è contemplato ma in maniera molto fugace. Non è un incenso fumoso, non è un incenso cattedralesco, è un incenso più resinoso, balsamico. Questa volta l'iris non gioca un ruolo fondamentale, perlomeno sulla moglietta, perché per adesso li sto sentendo sulla moglietta, ma lo spruzzo sulla pelle e vediamo cosa ci racconta lì. Poi fatemi sapere se vi piacciono questi specie di blind sniff un po' particolari. Pelle, non ho niente. Intanto che se ne va un pochino l'alcol, vi faccio vedere le boccettine che si differenziano. Soltanto la normale, diciamo, è quella proprio giallina oro, invece loro sono bronzo. Infatti sono scemo, anche questa era bronzo. Prima ho detto che questa mi piaceva di più perché era bronzo. Soltanto dal diamantino le si riconosce. Questa è blu, questa è arancione. Sentiamolo su pelle. Ok, su pelle è completamente cambiato. Lo styrax sulla mia pelle si è seccato immediatamente, probabilmente seguito dall'iris che è fortissimo sulla pelle, che non sentivo su carta, ed è secco, è arido, è un profumo arido, corteccioso, legnoso, l'incenso è un bellissimo mix e questa volta secondo me è perfettamente unisex, ma comunque su una donna ci sta meglio. Questi sono profumi che sperimenterò, farò indossare a Silvia. Li sento tutti super eleganti. È un po' come se Stefan Berluca in qualche modo abbia rispettato questa sua voglia della 777 di appunto opulenza, eleganza, e ci mancherebbe altro. Quindi sono molto eleganti, non urlano ed hanno proprio questo effetto sontuoso di eleganza e sfarzo. Questo comunque è il mio preferito, ma questo iris così secco di sottofondo ricorda sempre un pochino il classico Soleil di Jeddah. Quindi se a voi quello piace, penso che amerete alla follia questi due. Ma secondo me il Mango Kiss, no, secondo me niente, non lo so, li devo provare meglio. Queste erano soltanto primissime impressioni, vedremo se in futuro, perché tanto lo so. Se vedete questo video, poi in futuro vedrete se li ritiro fuori. Se in futuro ne parlerò solo in contesti in cui faccio video per donne, oppure se non dico nulla e quindi sono perfettamente unisex, secondo me. Soleil di Jeddah classico, già no, ve lo dico. Ma questi due li devo provare meglio. Detto questo, ragazzi, fatemi sapere qui sotto se questo tipo di video così informativi sulle novità, specialmente nel mondo della nicchia, vi piacciono, perché tanto la novità per quanto riguarda il commerciale, a meno che non c'è qualcosa di veramente carino, tipo un nuovo Acqua di Joe, un nuovo Armani Code, no, Armani Code non mi interesserebbe, comunque questi secondo me sono molto più carini. Fatemi sapere qui sotto nei commenti e ci vediamo al prossimo video.